Io vi ringrazio appunto, e ringrazio soprattutto voi di essere qui a Modena a presentare questo festival. Saluti del sindaco della città di Modena, un ringraziamento perché avete scelto chiaramente la nostra città per questo importante appuntamento. Io sono straconvinto del fatto che eventi come questi siano fondamentali per spiegare quanto la finanza abbia un impatto poi sulla vita quotidiana di tutti noi. Numeri, risultati di un movimento della finanza in Italia e in Europa, è quello di cui si dibatte in questi giorni. Questi valori e finanza etica sono spazi che tutte noi cittadini e cittadini dobbiamo abitare per farci le buone domande sul ruolo della finanza nella nostra società. Per un cambiamento del modello economico-finanziario che in questo momento non si prende cura del nostro pianeta e delle nostre comunità. Siamo al Festival di Valori, ci hanno messo in un luogo di responsabilità, l'accoglienza. Se tu fossi un bancomat, daresti i soldi a tutti? No, sarebbe bello non darli a qualcuno, chiedergli per che cosa gli servono. Questa iniziativa non è un luogo di autoreferenzialità per chi in qualche maniera fa parte del mondo della finanza etica, ma era invece il luogo di confronto con gli altri attori, quindi attori pubblici e privati, attori del mondo economico e finanziario. Quella che è la nostra esperienza, per noi è importante condividerla con gli altri. Possiamo provocare delle reazioni, però possiamo anche mettere in moto dei dubbi, possiamo anche in qualche maniera dimostrare che quello che stiamo facendo dà anche delle risposte anche molto concrete a problemi che abbiamo. La questione delle armi nucleari è una questione che riguarda tutti noi, in quanto le conseguenze di queste armi saremmo noi a viverle in prima persona. Per capire una minaccia bisogna conoscerla e quindi una mostra come quella che abbiamo oggi a Modena serve a rendere consapevoli le persone della minaccia delle armi nucleari, ma non solo, anche delle strade che sono state già impostate per toglierle dalla storia. E questo è possibile solo se tutti si muovono insieme, nel senso che quando un tema diventa economicamente materiale, allora sì che si riesce a raggiungere il risultato voluto. La stragrande maggioranza dei soldi che girano nel sistema finanziario viene da quattro soggetti che sono banche, fondi pensione, fondi di investimento e assicurazioni. Tutti soggetti che si alimentano con i nostri risparmi. Scegliere un modello finanziario o l'altro è fondamentale, non è neutro dove mettiamo i nostri soldi. La finanza etica rappresenta l'eccezione, ovvero essere ancora e soprattutto uno strumento che lavora nella direzione verso la quale, come dire, siamo tutti mobilitati noi che siamo qui, ovvero il superamento delle diseguaglianze. Ecco, io credo che non sia sufficiente essere banca etica. Se pensate che essere banca etica, essere finanza etica, sia solo fare banca. Chiediamo di lavorare a un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Non si potranno fare più infrastrutture senza valutare prima l'impatto ambientale, l'impatto sociale in termini di disuguaglianze, l'impatto sui lavoratori e così via. Le banche possono aiutare a risolvere la crisi climatica, che inizino a farlo. Ovviamente i dati devono essere dati in un formato che sia comparabile e riconoscibile da tutti, e qui entra in gioco di nuovo quello che può fare l'Europa. Domenica 23 ottobre, ultima giornata del primo Festival di Valori, abbiamo organizzato un pranzo incontro dove diversi esponenti del mondo della sostenibilità ma anche dell'alimentazione hanno dialogato per capire cosa c'è dietro il cibo. Oggi a Festi Valori abbiamo parlato di pesca insostenibile e pesca sostenibile, perché la pesca impatta tantissimo sia sull'ambiente che sulle persone. Quindi più consapevolezza, attenzione a non mangiare sempre solo il salmone e ridurre comunque tanto il nostro consumo di pesce. Questa alleanza tra finanza etica e commercio ecosolidale ci può portare effettivamente a considerare un cambiamento possibile. Per uscire da questa situazione la vera strada sarebbe quella di restituire agli strumenti finanziari il loro ruolo. C'è un parallelo
tra il mondo dello sport e il mondo dello sviluppo economico in generale, che ha dimostrato di creare povertà, disuguaglianza, disparità e che ha evidentemente dimostrato di non funzionare. Il peso che si dà, il valore della lungimiranza, in entrambi i casi ovviamente si fa fatica a pensare lungo e a ragionare in questi termini per creare sostenibilità, perché se si pensa lungo ovviamente il primo pensiero dovrebbe essere come arrivarci. Abbiamo la possibilità di esprimere i nostri pensieri, di chiedere aiuto perché qualcuno ci sta ascoltando. Grazie. Penso che l'unica salvezza siano le nuove generazioni, siano le persone, i più giovani e anche gli appena nati, perché hanno un'attenzione, un'educazione già innata che io non avevo. Vivere pienamente i valori in tutte le dimensioni della nostra vita, ecco, questa per me in qualche maniera è la finanza etica. Festivalori che si conclude oggi è stato incontri, dibattiti, è stato creare rete, è stato appassionarsi, è stato parlarsi gli uni con gli altri e scoprire questo mondo della finanza, soprattutto scoprire che la finanza etica, cioè un'alternativa, non è fantascienza. Non dobbiamo credere al fatto che siamo condannati a vivere in questo modello di sviluppo con queste caratteristiche. Possiamo cambiare, è solo una questione di volontà, dal basso e anche dall'alto, da parte delle istituzioni.